verde. Noi siamo arrivati a St. Louis. Questa è la faccia di gente sopravvissuta a 4 ore di viaggio. Tommaso non è eccessivamente d'accordo. Questa è la faccia di una sopravvissuta a 4 ore di viaggio con questi tre. Sì? Guarda, sto disegnando una cosa. Ah, ok, benissimo. Adesso arriviamo all'albergo e vediamo com'è e vediamo di svuotare la macchina. Allora, siamo entrati in camera e devo dire che per i nostri standard americani siamo molto in alto perché siamo al 14° piano e si vede l'arch, che è il simbolo, quest'arco che ora vi faccio vedere, che è il simbolo dell'ingresso nel West. E no, aspettate che vi faccio vedere. Che si è già posizionata sulla finestra, un po' all'ori del santo, vabbè. Allora, questa è la view dalla nostra camera. C'è il Mississippi River, okay. E l'arco, che chiaramente, vabbè, è bloccato, ahimè, dal metti a fuoco, è bloccato dal muro del pezzo dell'hotel, ma non fa niente. Ma scusate, ma cosa state facendo? Anche di qua si continua, vede. Un'altra coccinella. Ci sono le coccinelle. E quindi abbiamo questa. Questo sta al caldo. Sì, questa è la stanza. Abbiamo due queen bed, che boh, secondo me sono ancora più piccoli, ma comunque abbiamo due letti. E poi abbiamo il frigo bar, credo. Sì. Frigo bar, i cassetti. Questo è? Non si apre? Ma non si apre? Non si apre! Forse dall'altra parte. No, è un frigo vuoto, niente, era dall'altra parte, benissimo. Caffè, on the making, il... Chi è che si è ammazzato? Ecco, appunto. E qui abbiamo una porta. Queste sono stanze comunicanti, evidentemente. Quindi c'è la doppia porta, speriamo che nessuno entri durante la notte. E qui cosa c'è? Un armadietto. Ah, cassaforte, tavola da stiro, solito. Moquette, ovviamente, specchio e poi il bagno, che è piccolo piccolo, ma insomma, asciugamani, water e un bel lavandino. Qui è più vecchietto, però la rubinetteria non è male. Ah, benissimo, ci sono già i prodotti, c'è la saponetta e poi... Benissimo, così evito anche di togliere fuori i miei. E basta. Quindi questo è quanto. Adesso ci sistemiamo e usciamo, così ci godiamo l'ultimo, visto che la temperatura si è decisamente alzata, ci godiamo un po' di sole e ci facciamo un giretto là fuori. Dalla regia mi dicono che da quest'altra parte dell'angolino della finestra si vede il Capitol Building. E quindi, insomma, siamo sì decisamente nel cuore di questa città. Allora, ci stiamo preparando per uscire. Intanto siamo nella hall e volevo farvi vedere, c'è un albero tanto tanto carino. Ehi. E c'è una hall molto molto natalizia. Uno più uno non fa 11, sai? Uno più uno fa 2. Siccome c'è il sole, siamo usciti con gli occhiali da sole, stiamo uscendo in modalità vacanza estiva. E dentro questa hall ci sono vari locali, ristorante, la birreria, non so che altro. Comunque adesso usciamo e vediamo. Guardate che caruccio quest'albero. E poi anche su, al piano di sopra, ci sono tutte le ghirlande. I fiocchi, le luci. Molti fiocchi. Molto carino, molto carino. Devo dire che l'ingresso qui è stato d'effetto. Anche quest'area lounge è stato molto carino. Guardate, carini, io adoro i cavoli ornamentali, mi piacciono tanto. Ma che c'entrano le api? Questo è l'ingresso del nostro hotel, che non mette a fuoco, e siamo proprio al Capitol Building. C'è l'Hilton là dietro,
e siamo proprio qui sotto l'arco, che è la caratteristica di San Luis. Siamo arrivati a San Luis, siamo arrivati. Io ho i miei capelli scombinati, siamo arrivati a San Luis e dobbiamo salire là sopra. Questo è l'interno, quindi verso il sotto, noi eravamo là prima, quindi sottoterra. È molto carino. Eleonora ha detto, no Tom, Eleonora è caduta, vabbè, ha detto che è molto bianco. È più bianco di quanto non si aspettasse, in effetti. E questo è il prototipo dell'ovetto che ci porterà su. Sì, quindi davvero sì. Andiamo a prendere i biglietti, va. Che schiaccia! Mamma, c'è un buffalo. Oh, si è schiacciato. Sei morta. È fighissimo. Ok, i bambini hanno già beccato un candy cane e una rivista in omaggio. Così. No, qui non si vede. Perché? Beh, perché sono schermi diversi. E qui si va. Stiamo andando verso l'entrata per entrare all'arcio. Ah, questo è il museo. Questo è il museo. Ho fame già, ragazzi. Ecco qua, questo. Welcome to the museum. Oh, ok. Qui ci diamo uno sguardo. L'obliteratore. Vabbè. Carino però qua. Oh, abbiamo una pelle di deer, di cervo. Ah, e poi la pelle spennata, diciamo. Io. Ah sì, perché è stata fondata da dei mercanti, l'ho letto su internet venendo qua, nel 1764 e fu fondata per, vennero proprio per le pellicce. Sì. Ih, mamma mia. Questo è il villaggio nel 1797. Ah, c'era già così carino? Ma c'è la bandiera della Spagna? Cioè, era già così carino? Carino! Wow! Affascinanti questi quadri! Che colli lunghi! Cosa state guardando? Oh, un tour! Bello! Mamma! Si vedono tutti i posti? Bello! Ah, ecco, questo è il modello delle case con le stanze. Ah, ecco, questo è il modello di una casa creola. Quindi suppongo fosse degli schiavi questo, giusto? Non significa degli schiavi? Scusate, la mia ignoranza è galoppante. È una stanza questa, ragazzi. A me ricorda la casa degli schiavi dei film. No? Invece qui c'è rappresentata il modellino di una casa di coloni francesi. Dice che probabilmente erano fatte così, avevano delle dimensioni molto simili. Cioè praticamente un caminetto, un piccolo monolocale, cioè minuscola, però insomma. Che bello quando si entra nelle finte casette tipo all'IKEA, mi piacciono tanto. Poi che altro abbiamo qua? Aspettate, ho visto... Ah, ecco! Ah, ok. Questo è il river, perché siamo sul Mississippi, ovviamente. E questa è una canoa. Bello! Oh, guarda, Tommaso, guarda le cose per la cucina! Questa è una frying pan, una padella. Poi cosa mi fai vedere? Vai! Il pane. Toaster. What? Guarda che carino! State litigando. Dai Tommaso, fammi vedere altro. Spazio, wow. Paletta. Una pentola. Una teiera. E poi, questo è la pentola. Fammi vedere la pentola. Aspetta, vai, schiaccia quella. Un attimo. Ah, sarà stata questa di giù. Bello però. French Colonial Culture. Ok.
qui abbiamo colonie ovunque. Che cose affascinanti. Oh, guardate qua, tutte le tipis, le tende. Allora, le tribù. Vediamo un po' che tribù passavano da queste parti. Iowa. Sioux Fox. Questa invece è Kiowa Tribe e Cheyenne. Bene, questa parete con queste foto è bellissima. È veramente... Ma anche voi avete i figli che costantemente, appena levate lo sguardo da loro, fanno mamma, mamma, mamma. Ok, bimbi, un filo inquietanti. Bello però, eh. Molto, boh, guardate che bella questa lotta, carina questa ragazza, bellissima, veramente bella. Un aratro, George Bush, che non è esattamente il presidente. E poi è là, bella questa carrozza. O anche di là ci sono delle carrozze. Questi sono i wagons, quelli dei pellegrini proprio. Bellissimi. Questa è ricca però. Questa sezione invece è 1860-1930. Carina. No, ma io voglio una foto qua però. Ah, per forza, eh. Lucky for you, they're not gonna let me do that. I'm just gonna give you the basics, and if you want to know more when you come back down, check out our pool museum. 1935, Franklin Roosevelt signed the executive order to put a monument here. Unfortunately, the war came along, so it wasn't until 1947 that we started working on this. That's when we held a competition to decide what our monument would look like. 172 architects submitted designs, but the winner, unanimously, was a Finnish American man named Eero Saarinen and this beautiful arch. Construction began February 12, 1963, and was completed in just 2.5 years, on October 28, 1965. Isn't that amazing? It cost $13 million to build. Today, the same arch will run you around $200 million. In 2018, we went from being Gateway Arch National Park to become, from being Jefferson National Expansion Memorial to... The bill that I am presenting to you will be known as a civil rights bill. Its object is to open the city of Hope to all people of all races. You're trying 15 today? Well, the parachute's ready and I'm ready and I'm not going to miss today. Hey, Jeff. Hey, Mom. Hey, Dad. How are you? Good. Good. Hey, I think you paid your full ticket. Thank you for the demonstration. You are about to participate in a great adventure, which reaches from the inner mind to the outer limits. Mama! And for the first day of since 1946, the St. Louis Cardinals play in the World Series. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow! Arrivi la nostra capsula. Siete gasati? Siete spaventati? Tommaso ed io non siamo esattamente grandissimi fan delle altezze per niente. Però allora
Io soffro dei vertigini. Sì, però saremo dentro. Anch'io. Però saremo dentro una capsula, quindi non penso che soffriremo nulla. Se non mi sparo, saranno i minuti più brutti della mia vita. No, sono 3 minuti, dice papà. Si è aperta la porta, la gente va via. È veramente piccola come, come il modellino di prima, eh? Claustrofobia. Claustrofobia. Pronti? Via. Allora, allora, mio figlio mi ha appena fatto notare che tutto quello che stavo dicendo non veniva registrato. Quindi... Cioè, ma tu lo vedevi che qui c'era lo zero? Eppure era rosso. Ma dopo stiamo salendo. Ok, ok, partiamo. Okay. Allora, qui c'è un po' di agitazione. Oh, cavolo, paura. C'è un po' di agitazione. È praticamente come stare seduti in un ascensore. Sì. E poi si vede. Oh, mamma. E poi si vedono le scale. Ora, in 4 minuti saremo. Stiamo salendo. Ma io non ho paura perché io sono molto coraggiosa. Anche io. Sì, ma proprio tanto. Guarda, senza mani, molto coraggioso. Anche io. Siamo senza seduti mani. Nell'ovetta. Vieni, molto... Stiamo salendo. Meglio non guardare. Meglio non guardare giù. Okay, una volta usciti. Siamo qui e ci sono, vi ricordate quelle finestrelle di prima? Siamo alle finestrelle. E si vede da questa parte, looking west, c'è il Missouri. Da questa parte c'è l'Illinois. Siamo a 192 metri. Wow, ma guarda te che roba! Immagina aprirla, la finestra, moriremo. Ma come mangiare? Come fai a salire? Che forte! No, metti a fuoco, infatti, ti prego! Infatti io sono piccola! Quindi questo è lo stato dell'Illinois e si estende per 30 miglia. Oh, non che ci sia proprio moltissimissimissimissimo, da vedere. È tutto molto molto piatto. Il fiume è bellissimo. Andiamo a vedere la parte del Missouri. E poi siamo tornati qui dove volevo finalmente fare sta foto e siamo riusciti a farla. È stata una bella esperienza. David Crockett. Oh. Stagecoach. Le carrozze con i 4 cavalli. Ficus. C'è un buffalo. Sarà un buffalo o un bison? Chi lo sa? Chi lo sa? Buffalo. Buffalo model. Ah, oh, questa è un... una vera taglia, da vera dimensione. Un fucile. Ah, qui siamo tornati dall'altra parte dove c'erano le tipis. Povera gente comunque, mamma mia che angoscia. Povera gente. È molto interessante comunque, devo dire che è proprio un museo molto carino. Ah, questa era una barca da combattimento, ma non mi viene il nome, della guerra civile. La guerra civile mi angoscia un po', devo dire la verità. Bello. Made in St. Louis. Fermi tutti. Questa donna si chiama Laura Ingalls, come quella della casa della prateria. What? Ma davvero? Ma è proprio lei? Oh, non lo sapevo che si chiamasse così. È proprio lei? Wow! Quante cose si scoprono! Early Western tour is very popular. It is estimated that one of every 5 movies made during the silent era was a Western. These included shorts and serials, as well as sprawling epics. Allora, modellini, dimmi che c'è anche un treno che si muove, che ormai ci siamo abituati. No, non c'è nessun treno che si muove. Ah, questo tra l'altro è il molo. Beh.
con tutti i barconi. Oh mio Dio, c'è stato un incendio, mi sa di sì. Che angoscia. Eh sì, the bustling leaf was the heart of the city. Mi sa che è andato a fuoco. Ecco, non c'è più tutto questo, insomma, abbiamo capito che è la tragedia. C'era la tragedia dietro l'angolo. Oh, carini. E poi questo, che è bellissimo. Oh mamma. Allora, questa è una cosa che ho visto in un video quando cercavamo notizie su San Luis. In questo video c'era una ragazza che si avvicinava qua. Qua ci sono tre odori sul colera. Three smells of cholera, che non so come si dica in inglese, ma diciamo colera perché è colera. Mi ricordo che al primo le venne da vomitare. Sono tre smells. Come devo fare la pipì? Oh, no. Ma cos'è? Ah, beh, vabbè, è tipo odore di cacca di elefante, odore di circo. Poi il secondo. Una specie di lavanda. No, è qui la lavanda. E questa? Ma anche questa sa di odore di bava con lavanda. Schifo. Proviamo? Qui siamo dentro l'albergo, eh. Vediamo se ci facciamo uno snack. Chi è? Signora Lamentina. Vai, sedetevi. I bimbi hanno i loro crayons. Certo, vediamo cosa ci offre qui la signora Brewhouse. Diciamo che io è estremamente boomer, volendo fare un boomerang su Instagram, mi sono rovesciata tutta la birra addosso. Ho preso una cheesesteak senza sapere cosa fosse in realtà, ma mi sono scordata che non è una steak, cioè una bistecca, ma è della carne, è un panino. Qui abbiamo del chicken strips. Stripes, come si dice, Tommaso? Strips. Non è strips, è strips. Ah, strips, scusate. Un burger e un altro burger. Benissimo. Allora, abbiamo fatto una passeggiata. Questo è il nostro albergo e questo è il retro del Capitol Building. Ma volevamo venire a vedere questo albero gigantesco. Qui c'è l'Hilton. E ha un rooftop molto bello, tutto natalizio. Ah, The Salvation Army, l'esercito della salvezza, ha fatto questo leggerissimo Christmas tree. E poi c'è tutta la piazzetta, molto carina. Oh, tutti gli alberi hanno decorato. Vuoi andare con me nei prati e lo toraci? Amore, non credo, siamo sotto zero, fa un po' di freddo. Qui abbiamo una, io non so se questa fosse, non lo so, c'è scritto Frankie Muse Freeman, attorney at law, una, ah, vediamo un po', fatemi vedere. Sì, era una, è stata un importante avvocato per i diritti civili degli afroamericani in particolare. E sacco di storia qua in giro appena ti muovi. È molto carino questo parchetto, peccato si muoia di freddo. La nostra giornata bene o male finisce qua, sono le 6:30 al massimo, 6:30 forse, quindi facciamo questa mezza passeggiata giusto per vedere due lucine e poi, ah, non era l'Hilton quello, no, questo è un palazzo normale. Perché l'Hilton è qua a fianco, questo verde è un palazzo normale che ha un bellissimo, immagino che chi abiti su all'ultimo piano abbia una casetta niente male. Comunque, dicevo, noi finiamo questa passeggiata ora,
a quest'ora c'è veramente freddo. E basta, poi torniamo in camera, ci sistemiamo per domani per ricominciare con le valigie, perché domani andiamo a Memphis, Tennessee. E sarà una giornata più o meno così. Ci dedicheremo la mattina a St. Louis e poi partiamo. Proviamo a fare così. Partiamo e quindi facciamo lo stesso poi a Memphis il giorno dopo. E valutiamo un po' se è il caso di continuare a fare così oppure di partire al contrario la mattina e arrivare nella città più o meno intorno alle 2 tra una cosa e l'altra, perché in alcuni posti non abbiamo la colazione, quindi dobbiamo andare a farla fuori, il che significa altro tempo ovviamente da impegnare. Non lo so, è tutto un divenire. Va bene così. Buonanotte. Non si poteva che finire all'area giochi, mi sembrava infatti strano, ma continuando a camminare c'è tutta l'area giochi in legno, con anche la nave, e poi qui posti in cui le scimmie si devono arrampicare. Ma dall'altra parte, poi vi faccio vedere, c'è un ice skating che però è chiuso, quindi una pista di pattinaggio sul ghiaccio che è chiusa presso soltanto nei weekend, dal venerdì. E poi ci sono degli igloo, dei piccoli igloo plastificati che tu affitti con o senza cibo, magari per farci una festa. Mi pare abbiano 4 posti, 4, 6 posti, delle poltroncine con i tavoli, chiusi in un igloo di plastica, quindi riscaldato. E ti puoi godere il tuo tempo là dentro. È piccolo, è molto molto carino, costa un po'. Il cibo solo costa $50, non so che cibo sia. Però sembra molto carino. È tutto strano qua perché non c'è nessuno in giro, quindi siamo in una... Cioè, se ci pensate è presto perché sono le 6:30 e qui è come se fossero le 10:30 di sera, le 11. Vabbè. Questa è la piccola pistina di ghiaccio. È questo Winterfest che vedete scritto lì. Continua qui con questi piccoli igloo. Ora provo a farvi vedere un po' meglio. Sono fatti così, immagino che poi saranno tutti illuminati, non so. E sono questi piccoli igloo con i tappeti, i posti a sedere, i divanetti e tutto qua. Sono molto carini. Beh, insomma, in un'atmosfera natalizia, festosa, caro